Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. 118! Iniziamo dicembre. Come abbiamo visto nel finale del precedente video, questo mese per ora, salvo eventuali partite aggiuntive, che ne so, di Coppa, ma ripeto, come già dissi, non credo, dobbiamo fare 6 partite. 6 partite che sono divise con 3 partite in casa e 3 trasferta. Iniziamo così subito contro il Preston in trasferta, sia perché giochiamo in trasferta sia perché il Preston è terzo a pari punti alla seconda, quindi diciamo che è un misto fra secondo e terzo. Io direi di giocare a questa partita qua. Guardiamo un po', vediamo di iniziare subito bene questo video con una bella vittoria che possa permetterci di allungare ancora di più il distacco da loro in classifica. Ok, per quanto riguarda la formazione e condizione ci siamo, vai, iniziamo subito. Gomez, dopo 10 minuti la sblocca con uno dei suoi classici gol, ovvero tiro abbastanza alla distanza, una bella botta che per sua fortuna va sempre o quasi alle spalle del portiere. Buono Sergio Gomez, no, ci riprova stavolta al volo con una mira diversa rispetto a quella di prima. Pallone che esce di un po'. Vieni, bella roba, Ciccio Brereton, e piazzala dentro. Che tiraccio, De Boti si è perso nel tiro. Oh, Iadie, finalmente, Gomez raddoppia, sia per lui perché fa doppietta che per lui. Boh, finalmente, gol di cattiveria, quindi Gomez, eh. Ve lo faccio rivedere perché mi è garbato. Boom, al volo di Osì, di attiveria, mon. Si butta dentro. No. Van Bergen, è vero che è regola, la partita è chiusa, ma di questi gol qui bisognerebbe non sbagliarli. Vediamo un po' se succede qualcosa. Ti rifai ora Van Bergen, peccato, stava per rifare sul calcio d'angolo. Ritira, niente, finisce così? Finisce proprio così. Ayomi si è rotto Maulida, ho visto. Speriamo di no. Comunque, iniziamo con un bel 2-0, un bel e meritato 2-0. Ale, che oltre questa partita qua, oltre a portarci 3 punti che sono sempre importanti, ce li porta, anzi, sì, ce li porta perché ci sono importanti, ce la fa a dirlo, ragazzi, ce sono importanti perché l'abbiamo fatti contro quella che era, anzi è terza nel nostro campionato, quindi hanno, non dico che come se valessero il doppio, però come se fossero ancora più importanti, insomma. Vabbè, niente, ve lo metto in qualcosina di ganso da D, ma come sempre mi impappino e niente, è andata così. Comunque, da parte di scherzo, sono stati 3 punti molto molto importanti. Seconda partita del video, giochiamo contro il Brighton, che Brighton frate è quinto, quindi non è una squadraccia, niente, però ciononostante ho deciso di simulare la partita perché sono fiducioso nella mia squadra. Secondo me possiamo far bene, spero di non sbagliarmi. Buono, Van Bergen al 15esimo, da dove ha fatto go, prima la partita precedente l'ha trovato. Io ho Heinz o Inch al 70esimo, riequilibra il tutto. E niente, infatti con il gol, come immaginavo appena ho visto il gol del Brighton, niente, la partita finisce con un pareggio. Comunque, sto guardando una cosina, mi sa che il Brighton nonostante tutto non è assolutamente una squadraccia, perché guardavo i nomi, allora se sì, non penso che sia il nostro, no? Ex Sessegnon. Poi ho visto altri nomi giocatori che dovrebbero giocare in Premier League. E poi vabbè, questa è una cosa extra. A parte abbiamo visto anche Schelotto. Cosa extra, ma Ponce è quello già nel Livorno? O Pons? Chi lo sa? Non credo, ma chi lo sa? Terza partita, giochiamo in trasferta contro il Reading e voglio simularla. Voglio simularla perché sono fiducioso nella squadra, anche se prima abbiamo solamente pareggiato. Ma non perso. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno quando è possibile. Eccoci. Maulida dopo 3 minuti. Buono. Io ho rosso per Adams. Speriamo di regge anche in 10. Buono. Brereton addirittura raddoppia. E vinciamo questa partita. Torniamo a vincere dopo il pareggio di prima. Fatto bene, hai visto? Ero stato fiducioso. Fiducia ripagata, insomma. Dopo solo 3 giorni dalla partita precedente del gioco, torniamo a giocare, stavolta in casa contro l'Ipswich Town. Vediamo un po', sicuro anche questa, poi la prossima ve lo giuro la gioco, davvero. Io, Heldon, al 24esimo porta in vantaggio gli ospiti.
Incredibile. Andiamo a vincere fuori casa contro il Reading, poi perdiamo in casa 1-0 contro l'Ipswich Town. È vero, per l'amor di Dio. Non c'era il nostro centrocampista, no? Il nostro, diciamo, difensivo, Adams. Però credo che un giocatore così possa chiaramente cambiare totalmente la squadra. E quindi sono un po' rimasto. Cioè, era più probabile, secondo me, che andavamo a perdere quella di prima piuttosto che questa qui. Vabbè, e niente, ci può stare di perdere ogni tanto. Quindi possiamo dire che va bene uguale, dai, via. Non pensiamoci. Quarta e penultima partita del mese, giochiamo in trasferta contro Aston Villa e come vi ho detto prima, questa la voglio giocare. Sia perché voglio giocare e poi perché comunque l'Aston Villa non è assolutamente una squadra sottovalutare. Perché fino a prima, la partita prima di quella lì contro l'Ipswich, se non sbaglio, era sesto o settimo Aston Villa, quindi meglio stare attenti, eh. Comunque, ok, è tornato anche Adams dopo la squalifica per il rosso preso contro il Reading. Ok, dai, iniziamo, ci siamo. Dai, speriamo di ritornare alla vittoria. Guarda Maulida! Subito! Dopo neanche 3 minuti, grazie a Brereton soprattutto. Andiamo in vantaggio, che Brereton che si è conquistato la palla là sulla sinistra per poi metterla di prepotenza perché ha vinto uno spalla spalla potente con il terzino destro avversario per poi metterla appunto nel mezzo dove Maulida ha fatto il suo buttandola dentro. Olè! Bella roba Brereton, bravo, buttala anche dentro, Brereton! Al 18esimo raddoppia 2-0. Bello, De Bo Brereton per ora voto 10. Sia per il gol di prima che per questo qua. Boh, via, ha vinto il contrasto del difensore. Buono. Attenzione, Aston Villa. Prova a fare qualcosa, ma svilare. Meno male, l'ha fatto entrare. Attenzione! Mamma mia, di poco questa via, eh. Meno male, è andata fuori. Svilare era fermo, immobile. Attenzione, mamma mia, ancora una volta l'Aston Villa pericolosissimo. Bella roba, vai Brereton, Dio buono te. Attenzione, guarda che casino. Ma guarda io, vabbè, meno male è finita. Guarda io come si è rischiato di prendere il gol. Vabbè, alla fine non cambiava la sostanza della partita perché alla fine vincevamo noi. Però più bellino vedere 0 gol presi, no? Quindi buono così. Allè, via, meno male. Siamo tornati a vincere. È stata una partita inizialmente abbastanza semplice perché siamo riusciti in giro di poco a fare 2 gol. Poi dopo l'Aston Villa si è svegliato e cominciamo a rompere un pochino. Poi sul finale anche loro sono un po' scoppiati. Vabbè, comunque alla fine meno male siamo riusciti a vincere. Ultima partita di dicembre e di conseguenza, come mai dico sempre quando è così, del video. Giochiamo in casa contro il Middlesbrough. La simulo, la simulo. Oh, loro vengono da 3 sconfitte consecutive. Tra l'altro Millwall, Wolves e Rochdale, che sono squadre abbastanza basse, soprattutto la prima e la terza. Tutte e tre l'hanno persa per 2-1, c'era scritto. E niente, speriamo bene. Comunque, 1-1 intanto è andato in vantaggio loro, proprio loro, al settimo, con Gibson o Gibson. Poi noi si è riequilibrato tutto con Brereton al 17esimo. Guardiamo un po'. No, addirittura stavolta loro finiscono sempre 2-1, però vincendo la partita, porca miseria, come mai? Come mai perdiamo 2-1? Cioè, due volte di fila che si la partita si va a perdere. Magari beh, sto a sapere. Concludiamo male il video. Allora, sono arrivato a gennaio, chiaramente sono arrivate queste notifiche qua, ovvero che loro tre ci abbandonano perché avevano fatto delle squadre, delle offerte per loro che abbiamo accettato, insomma, la trattativa sarà conclusa, ma andata in porto, diciamo, no? Non era effettiva. Solamente a gennaio, quindi loro ci hanno lasciato, c'è un'offerta per lui che probabilmente accetterò, però prima di far ciò sono arrivato alla partita successiva perché voglio arrivare alle conclusioni. Rigiochiamo contro il Brighton, non capisco come mai, comunque vabbè, classico calendario molto strano di FIFA, spero in trasferta. Quindi vedremo se giocarlo oppure no. E niente. Che dire di questo video qua? Non è stato un buon video. Cioè, rispetto soprattutto agli altri, non è stato un buon video. Se bisogna vedere il tutto, diciamo che può andare bene.
Perché comunque alla fine il distacco che avevamo all'inizio del video dalla seconda è rimasto uguale, addirittura si è allargato alla terza, perché adesso sono ben no, 8, scusatemi, i punti. No, anzi, stavo per dire una cavolata, no, no, all'inizio del video avevamo 7 punti alla seconda, adesso ne abbiamo 6, però abbiamo 8 punti alla terza, cosa che prima avevamo perché avevamo sempre 7 punti. Quindi diciamo che tutto sommato, per quanto poi è successo, è stato un video abbastanza, ti si può dire così, abbastanza positivo, cioè tranquillo. Dal punto di vista dei risultati, soprattutto guardando i video e i mesi precedenti, abbiamo lasciato parecchia roba per strada, fra pareggi, sconfitte e bah, bah. Vabbè. Comunque, questo è quanto. Detto questo, come ho detto prima, siamo arrivati ai mesi di gennaio, sapete, calcio mercato. Vediamo un po' cosa fare, ma io come tutte le volte non mi aspetto niente perché il budget che abbiamo è sempre, sempre limitato. Soprattutto se vogliamo optare, diciamo, per un acquisto di un top player, diciamo, anche solamente per la categoria. Quindi vedremo un po'. Non so cosa possa succedere, tutte le volte lo dico. Se poi un giorno arriverà, mai, se mai dovesse arrivare, il giorno in cui avremo un bel budget. Magari mi posso fare delle idee un po' più chiare, adesso no, quindi non so cosa possa veramente succedere in questo calciomercato invernale. Insomma, niente, basta, arrivo alle conclusioni. Quindi, ci vediamo poi nel prossimo video, nel quale appunto inizieremo sia il calciomercato invernale che di conseguenza anche il mese appunto di gennaio quanto riguarda le partite. Ci sono 6 partite, mi sono andato una pagina del calendario. Una di coppa che chiaramente simuleremo, vediamo un po' cosa giocare qua a simulare. Un'altra volta tanto è Preston, però questa volta facciamo così: gioco e simulo. Vai, poi cosa c'è? Trasferta, trasferta e trasferta. Sì, vabbè, si simula parecchio, nonostante ciò. Niente, vedremo un po'. Mi sto andando un po' in confusione anche io perché beh, sono delle partite strane. Poi tutte trasferta, boh, vabbè, parte una, insomma. Basta, vi lascio, però come sempre lasciate, vi ricordo le solite tre cose, ovvero lasciate il bel mi piace al video, se chiaramente il video vi è piaciuto, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale così come dico sempre potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, soprattutto quelli inerenti a queste tre qua. Via, detto questo niente, vi aspetto nel prossimo video, quello di gennaio. Ciao!